Ah sì, e poi comunque vivere la vita con lo spirito della libertà, della consapevolezza di quello che si vuole fare, secondo me la fa vivere la vita, altrimenti tu vivi la vita passivamente, la subisci. E invece, adesso ti ripeto, leggendo il tuo libro, è quello che un po' ti hanno insegnato i tuoi genitori nella tua storia, è quello che tu stai cercando di insegnare agli altri, ovvero che non bisogna essere passivi, ma bisogna essere la parte migliore di noi e quello che, insomma, quel famoso cambiamento che vorremmo vedere nel mondo. Sì, comunque io non vorrei che si fraintendesse la cosa, io oppure io i miei momenti difficili, non è tutto rose e fiori, anch'io Assolutamente. ho avuto le mie depressioni, anch'io ho utilizzato i miei psicofarmaci come tutte le altre persone, però questo momento preciso della mia vita credo di vivere bene nonostante tutto. Poi vabbè, una maturazione, una crescita. Tutti noi, l'hai detto tu, per quanto riguarda te, io penso. Per quanto riguarda me, abbiamo passato un periodo buio della nostra vita dove addirittura alcuni ragazzi hanno scelto di farla finita. Io ne conosco purtroppo alcuni che non ci sono più, però hanno reagito altri, cioè hanno, forse con orgoglio, forse perché hanno avuto la possibilità di avere a fianco delle persone valide che ci hanno fatto vedere l'alternativa. Sì, è vero, c'è bisogno di esempi nel nostro mondo chi ha una disabilità, chi vive un'omosessualità, secondo me sono quelle persone che riusciranno a far cambiare il mondo in positivo. Quando vedo un migrante, quando vedo una trans, io mi sento molto vicino a loro. Che credo che queste persone, queste diversità arricchiscono il mondo. Ci sarebbe, per esempio, nel nostro tempo la migrazione sarebbe un mondo ancora più egoistico di com'è. Invece queste persone ci fanno capire che la società deve essere inclusiva. Ma poi soprattutto molti non capiscono che da che mondo è il mondo, da che esiste l'essere umano sulla Terra, le migrazioni ci sono sempre state e soprattutto forse non riusciamo a capire che la Terra non ci appartiene, cioè noi siamo nati in Italia in questo momento, ma non è che ci appartiene perché siamo nati in Italia, potevamo nascere in Africa, potevamo nascere in America, potevamo nascere, non lo so, in Australia, siamo capitati in questo contesto, diciamo, sociale, ma non ci appartiene. Probabilmente il quello che tu dici, la diversità che poi è varietà, cioè la ricchezza di parlare con una persona come te, ma di parlare con una persona transgender, di parlare con una persona di colore e poi tra l'altro mi pare che è una persona proprio di colore che si prende cura di te. Sì, da un po' di tempo a questa parte, che oltre alla mia famiglia mi aiuta un ragazzo senegalese che si chiama Bumba, che è stabilito in Italia da 15 anni, che adesso sta facendo tornare in Italia dapprima la moglie e poi ora tra poco farà rientrare i propri figli. Io l'ho accolto come un fratello, ha avuto da poco un bambino che ha chiamato Mohamed Antonio, che è in mio onore, quindi fa parte della mia famiglia. Per fortuna, io avevo un sogno di trovare una persona africana da accogliere. Una volta ho pensato, una notte, piacerebbe passare un Natale con un migrante, e in realtà l'ho trovato. Ho realizzato questo sogno. Evidentemente hai espresso questo desiderio, siccome le cose non succedono a Per caso. venire, l'altra volta è venuto un mio amico a casa che ha detto: voi di sinistra mi vorrei vedere se accogliereste un migrante in casa vostra. Ho detto: vai nell'altra stanza che c'era il piccolo figlio di Bumba dall'altra parte. Quindi ha toccato con mano, che sono inattaccabile. Ma 8 settembre, la gente, è vero che è finita la stagione di mare, però potrebbe andare a mare, invece dove andiamo? Andiamo al Grand Hotel La Mezza ad assistere al seminario con l'affettività delle persone con disabilità. L'affettività, ma non si parla solo di affettività, mi auguro si parli anche un po' di sesso, perché porca miseria, tutti parlano di questi disabili come se fossero persone asessuate, ma faranno sesso pure loro? Secondo me sì, lo fanno perché se
se no come campano senza. Infatti, se già diciamo questi cosiddetti normodotati non ne possono fare a meno, abbiamo Rocco Siffredi di turno che la fa da padrone, anche tu hai bisogno diciamo di assolvere i tuoi bisogni, quindi forse ci possiamo aspettare qualche signorina non iscritta all'INPS che farà capo da quelle parti al convegno. Queste cose non le facciamo, siamo legali. Va bene, ok, ci possiamo aspettare solo ed esclusivamente per il momento, visto che in Italia non è ancora consentita l'assistenza sessuale. Ma se venite l'8 settembre 2017 al Grand Hotel Lamezia alle ore 16:30, magari chissà, cambierà qualcosa, giusto? Certo. 8 settembre 2017, ore 16:30, Grand Hotel Lamezia. L'affettività e le persone con disabilità, non mancate.